Io penso che le sconfitte non siano mai digeribili, a prescindere se possa essere campionato o Coppa Italia, perché comunque penso che quando una squadra va in campo deve andare sempre per cercare di fare risultato perché è troppo importante. Per quanto riguarda la prestazione di stasera, non c'è niente da salvare, dove la Juve Stabia c'è stata superiore sia a livello tattico, sia a livello fisico e anche a livello tecnico, quindi c'è poco da dire. Bisogna guardare l'aspetto positivo, che peggio di così non si può fare, si può solo migliorare. Sicuramente la condizione fisica nella categoria di differenza di categoria ha importanza, però non può giustificare una prestazione del genere, a maggior ragione dove magari si può essere in difficoltà perché magari la squadra avversaria sta meglio di noi, allora a maggior ragione bisogna cercare di ragionare e cercare di fare le cose più semplici possibili, no? Invece magari abbiamo provato a far poco di quello che magari siamo capaci di fare, quindi il rammarico è per non averci neanche provato e magari aver fatto il gioco di una squadra avversaria che magari in questo momento stava meglio di noi e stava giocando meglio di noi. Ma la società sa delle caratteristiche tecniche e morali di cui ha bisogno questa squadra, quindi lo sanno benissimo e quindi. Una brutta figura del genere può sfronare la società ad accontentare casomai con più forza le richieste del mister? Ma io non penso che ci sia bisogno di una sconfitta ripeto, Capire. per capire di cosa ha bisogno questa squadra. E, ripeto, oltre a rimpiazzare i prestiti, due giocatori di nostra proprietà sono andati via. Quindi, ripeto, la società sa quello che deve fare a tempo fino al 31 di agosto per cercare di metterci in condizione di ottenere il nostro obiettivo, che è quello della salvezza. È chiaro che. Ricordiamoci che nonostante abbiamo fatto una stagione esaltante, siamo arrivati 3 punti avanti le squadre retrocesse, quindi quello che dico è che sicuramente sarà un campionato di sofferenza, quindi siamo tutti uniti e compatti a maggior ragione.